Ciao a tutti, sono Sandro 2011. Oggi facciamo un video sugli amici, che sugli amici di fuori chiaramente, non gli amici reali. Gli amici del gioco sono importanti per una serie di cose che vedremo che ci aiutano, ci si aiuta a vicenda, ad avanzare di era, a commerciare, a fare tante cose. Ok, allora andiamo subito nel mondo, nel gioco e vediamo che cosa possiamo fare con gli amici, dove stanno, dove li troviamo, che cosa succede. Allora, qui siamo nell'età del ferro, siamo nel mondo J. Qui sotto la città, io ho questa barra dove ho tutti questi avatar e qui ho vicini, cittadini e amici, i tre gruppi di giocatori con cui noi ci relazioniamo nel gioco. Questa barra, se mi dà fastidio perché mi prende spazio, posso tirarla giù. Posso ritirarla su o cliccando qui o anche cliccando su vicini, Gildani e amici. Questi sono i vicini. In genere abbiamo circa un'ottantina di vicini, cambiano circa ogni 15 giorni, ci possono attaccare, possiamo attaccarli noi, possiamo fare tante cose con i vicini. Questi sono i Gildani, i più importanti. Con una gilda si possono fare tante cose, di fatto si cresce insieme, si cresce come giocatori e si cresce come gilda. E infine qui abbiamo gli amici. Anche gli amici sono importanti e oggi parleremo degli amici. Che cosa si fa con gli amici? Allora, intanto, cioè, mentre i vicini ve li trovate, sono 80, sono 70 quelli che sono. I gildani possono aumentare, diminuire, però dipende dalla gilda in cui state. Gli amici ve li scegliete voi. Io in questo momento, questo è un mondo secondario, io ho 64 amici. Posso averne altri di amici e ci sono vari modi di farsi degli amici. Vediamo allora, prima cosa, i modi di farsi degli amici. Allora, intanto qui c'è Trova amici. Il primo modo più semplice è cliccare qui su Trova. Se clicco su Trova mi propone lui stesso degli amici. Io posso cliccare su Aggiungi, Aggiungi, ok, Aggiungi, ok. E lui ha aggiunto, vedete, inviti in sospeso, nel senso che io li ho aggiunti, ma loro devono accettare la mia amicizia. Quindi io ho Tommy 920, Dodo Doc, che adesso dobbiamo vedere se accettano l'amicizia. Questi amici io li trovo subito nella barra degli amici, alla fine della barra, vedete? Però c'è questo pulsante rosso annulla. Cliccando su annulla io annullo la richiesta di amicizia. Finché stanno qui loro possono accettare la mia richiesta d'amicizia. Troveranno il mio invito nella cronologia e troveranno anche il mio avatar all'inizio degli amici, mentre alla fine dell'elenco degli amici avete quelli che avete invitato voi, all'inizio avete quelli che vi hanno chiesto loro la vostra amicizia e voi potete cliccare per accettare l'amicizia. Ok, quando poi accetteranno l'amicizia diventeranno come tutti gli altri, qui non avranno più questo pulsante rosso, ma avranno un pulsante arancione. Qui non troviamo questo pulsante arancione perché il pulsante arancione serve per assistere, quindi per motivare o abbellire, per aumentare la produzione di alcuni edifici dei nostri vicini. Qui l'ho già fatto, non si può fare più di una volta ogni 24 ore, quindi qui ho scritto 56 minuti, significa che fra 56 minuti potrò farlo di nuovo. Però andiamo in un altro mondo e ve lo faccio vedere in un altro mondo. Qui sto su H. Ecco, qui sono al coloniale, andiamo all'elenco degli amici. Vedete, gli amici hanno questo pulsante arancione, giallo. Se io ci clicco sopra, assisti, assisti, guadagno delle monete. Ecco, ricordate che quando assistete un vicino amico gildano, guadagnate delle monete. Ma un'altra cosa importante è che noi possiamo guadagnare anche dei progetti, progetti per i grandi edifici. E i grandi edifici sono molto importanti. Ecco, vedete, ho appena vinto un progetto per un grande edificio. Non ho fatto in tempo a vederlo, l'ho chiuso per errore. Andiamo avanti, facciamo quello che si chiama il giro assisti. Andrebbe fatto tutti i giorni, agli amici, ai vicini e ai gildani. Per voi soprattutto, per loro perché si ritrovano gli edifici che producono di più e che danno più felicità, ma anche per voi perché ottenete monete, e all'inizio del gioco sono molto importanti le monete, e anche soprattutto perché ottenete i progetti dei grandi edifici. Quindi continuiamo a fare questo giro degli amici. Vedete, uno per uno si clicca su assisti, si può fare ogni 24 ore, infatti appena fatto dice 24 ore. Va bene, e così via, io adesso non lo faccio tutto, facevo per farvi vedere. Torniamo al mondo di prima,
Non so se qualcuno, no, questi amici nel frattempo non l'hanno accettato. Diciamo come si fanno amici. Quindi il primo modo è andare qui su Trova Amici. C'è un altro modo, tutto sommato migliore. Se vuoi andare qui sul pulsante globale e poi sul primo pulsante, classifica globale, qui avete, vedete, 3292 pagine, tutti i giocatori di questo mondo. Se andate all'ultima pagina, vedete il 32.912 giocatore, Merlino, è l'ultimo giocatore del mondo. E voi potete scegliere dal primo del mondo all'ultimo del mondo. Chiaramente se scegliete il primo, questo con 287 milioni di punti, è difficile che accetterà la vostra amicizia. Se andate alla fine e scegliete l'ultimo, probabilmente questi sono giocatori che hanno fatto soltanto la prova, non hanno neanche finito il tutorial. Quindi fate una buona via di mezzo. Se voi appena aprite questo globale, ritrovate dove state voi. Quindi un buon inizio è prendere amici più o meno dove state voi. Quindi qui io sono il 7668esimo giocatore e posso chiedere l'amicizia a qualcuno di questi giocatori. Clicco qui sopra col pulsante destro e vado su chiedi amicizia. Ok, e ho chiesto amicizia. Di amicizia, ok, e così via. Qui potete scegliere, è importante qui, potete scegliere persone, per esempio, se state all'inizio del gioco, dove avete tutte le persone fuori gilda, persone che magari non giocano, il semplice fatto di trovare una gilda, andiamo a pagina 3000, un po' più indietro, semplice fatto di trovare giocatori che stanno in una gilda, vi indica che i giocatori sono attivi, no? Qui sono ancora tutti senza gilda, mettiamo a pagina 2000. Ancora, andiamo a pagina 1000. Ecco, vedete, questi possiamo scegliere, quindi stanno in delle gilde, quindi possiamo chiedergli amicizia. Si può anche andare a simpatia, non so, questo c'è un avatar simpatico, lo posso scegliere. Quello c'è un avatar antipatico, non lo scelgo. Dal nome si capiscono tante cose. Potete anche, cliccando sopra, andare a vedere, per esempio, i grandi edifici che ha. Che può essere utile, perché se voi cercate Zeus, può essere utile un giocatore che ha Zeus, perché mettendo punti sul suo Zeus potete ottenere dei grandi edifici di Zeus. E quindi io potrei cercare qui qualcuno che ha Zeus, andare su grandi edifici, e qui non ce li hanno, sono troppo piccoli. Andiamo più indietro, e qui sono troppo indietro. Andiamo a pagina 500, per esempio, qui sono giocatori già più grandi, vediamo. Che grandi edifici hanno? Ancora soltanto l'Oracolo di Delfi. Andiamo su edifici ancora più grandi, pagina 200. Questo già è un mondo, non è tantissimo che è partito, forse anche per questo. Ecco, questo per esempio ha parecchi grandi edifici. Possiamo chiedergli l'amicizia, chi era? Non so se era questo. Obelix. Sì, chissà, magari se è troppo grande non me la darà l'amicizia, però possiamo provare a chiedergliela. Quindi questo è un modo per chiedere l'amicizia. Un'altra cosa, voi potete arrivare al massimo a chiedere a 80 amici, o meglio, fino a quando avete 80 amici, quindi nella barra di amici arrivate a 81 perché ci state voi, potete chiedere amici. Dopodiché non potete più chiedere amicizie, però potete riceverle da persone che hanno meno di 80 amici che possono chiedertele. Quindi spesso vedrete che alcuni giocatori mandano dei messaggi. Questo è un altro modo per chiedere amicizia. Puoi chiedermi l'amicizia che io non posso perché ho già più di 80 amici. Poi c'è un limite di giocatore massimo, che sono, se non sbaglio, 141. Quando avete 141 amici, amici non potete neanche accettare richieste d'amicizia. E in quel caso, se voi chiedete l'amicizia a uno che ha già 141 amici, vi compare un messaggio: questo giocatore non può accettare amicizia. Quindi a quel punto bisogna liberare un po' gli amici. Poi vediamo anche come si fa a liberarsi degli amici. E altri modi per trovare amici. Adesso vi insegno un modo pure che è poco conosciuto, che vi consente di trovare un amico anche se già ne avete 80. Addirittura credo potete farlo anche se già avete superato i 141, quindi questo è un modo con cui potete sempre avere amici. Perché si va sempre qui su Trova Amici, però invece di andare subito su Trova Amici, si va su Invita un giocatore. Invita un giocatore, di fatto invitate un giocatore che attualmente non gioca. Se voi avete un amico che deve giocare, che vuole giocare a Forge, oppure volete invitarlo a giocare, voi potete mandargli un invito o per email cliccando qui sopra, o anche se magari è una persona che non vi vuole dare le mail perché magari non vi conoscete tanto, vi date questo link. Se voi fate copia su questo link, lo incollate dove vi pare, in un'email, in un messaggio, in qualunque contesto, lo
Lui clicca su questo messaggio e viene e entra nel mondo, nello stesso mondo in cui c'è lui, e sarà vostro amico anche se voi avete il numero massimo di amici. Questo è importante perché quando voi invitate un giocatore esterno, quindi un giocatore che non ha già un account, questo giocatore, se va avanti nel gioco, vi farà avere delle ricompense, vedete, ricompense di invito. Quando arriverà all'età del ferro avrete 50 diamanti, all'alto medioevo 100 e così via, fino a 1000 diamanti quando entrerà nell'età contemporanea. Vi faccio vedere qualche esempio. Andiamo per esempio sul server spagnolo. Server spagnolo, perché qui avevo questa situazione. Fai sbagliare la password. Eccoci qui sul server spagnolo. Quando ho creato il mondo sul server spagnolo, ho invitato una persona che conosceva il server italiano. Essendo un altro server, è completamente separato dal server italiano e quindi è un nuovo account. E quindi, vedete, se vado qui sugli amici, amigos, cerca amici, busca amigos, vedete, qui ho ricompense per gli inviti. Vedete, Cayenne è arrivata all'alto medioevo e quindi ho avuto 50 diamanti quando è arrivata all'età del ferro e 100 diamanti quando è arrivata all'età dell'alto medioevo. Poi ho lasciato il gioco, l'ho lasciato pure io e ho finito qui. Però ecco, qui voi avete l'elenco di tutti gli amici che avete invitato. Quindi se dovete invitare un giocatore a giocare con voi, un giocatore che non ha l'account, non ha giocato, non ditegli iscriviti a Forge e poi dopo chiedermi amicizia. No, invitatelo in questo modo. Andate su Trova Amici, mandategli un link, questo link, oppure un'email, e a quel punto, se lui accetta, sarete amici, lo troverete nella barra degli amici, ma in più avrete delle ricompense a mano che lui sale di livello. Ok, abbiamo visto allora che gli amici possono essere motivati, abbelliti o semplicemente assistiti, e gli amici servono anche ad altre cose. Al mercato, voi potete commerciare i beni, commerciare i beni è importante perché voi possono avere beni di ere diverse, beni che non avete o anche dell'era in cui siete. Voi dovete mettere soltanto produzioni di cui avete il bonus che ottenete nella mappa continente sbloccando il territorio corrispondente. Per ogni era ci sono 5 beni, ma voi avete il bonus soltanto per 2, quindi gli altri 3 dovete trovarli al mercato, perché se mettete la produzione, vi faccio vedere, se io qui vado su una produzione di beni. Qui adesso non ho abbastanza popolazione per mettere beni. Cambiamo mondo, vediamo se qui ce l'ho. Qui neanche ce l'ho, cambiamo ancora mondo. Ok, se io vado sulle produzioni, vedete, se io metto per esempio la segheria, c'ho la produzione, lo vedo da questa segno, da questo flag verde. Se metto la roccia invece non ce l'ho. Quindi se provo a metterla uguale, mi dice attenzione, non hai il deposito di beni, sei sicuro? Dite di no, non mettete mai, e ho fatto ok invece. Vabbè, tanto faccio a nulla adesso, non lo metto da nessuna parte. Non mettetelo mai in produzione perché avrete pochi beni, ma commerciateli. Come si fa? Si compra un rociare, si va nel mercato. Vedete, qui ho tutto il mercato. Queste sono tutte le offerte fatte dai vicini. Vedo i vicini, i gildani e gli amici. Se clicco su Gilda, vedo solo le offerte dei gildani. In questo momento non ci sono offerte dei gildani. Se no, vedo le offerte di tutti quanti. Vedete, qui offre 200 cartacemento per 100 particelle e così via. Qui ho 59 pagine di offerte. Però c'è una differenza fondamentale, che quando io accetto un'offerta di un gildano, se voglio vedere solo quelle dei gildani, posso cliccare qui. Vi ho già detto che non ci stanno, qui neanche penso che ci stanno. Va bene, comunque, se vado, le offerte dei gildani posso prenderle senza pagare. Se
Se invece prendo un'offerta di un amico o di un vicino, per ogni offerta devo pagare un punto forge. I punti forge sapete che sono abbastanza preziosi. Però spesso ci sono delle offerte, magari di parecchi beni, offerte che ci servono, e prendiamo anche l'offerta da un amico. Quindi gli amici servono anche per commerciare. Quindi per commerciare, per fare assisti e per fare. Ragazzi, devo confessarvi. Che ho avuto una telefonata, ho messo in pausa e ho dimenticato di cosa stavamo parlando. Ricordo che stavamo parlando di amici, questo sicuramente perché era il titolo del video. Però, non so, torniamo sul Fo e vediamo un po' che cosa stavamo facendo adesso. Parlavamo di amici, abbiamo parlato di come si fanno gli amici, abbiamo parlato di trovarli tramite link in modo da avere delle ricompense, abbiamo parlato dell'assist, abbiamo parlato delle monete, abbiamo parlato, forse dovevamo parlare della taverna, la taverna degli amici. Sì, stavo parlando della taverna. Parliamo allora della taverna. La taverna degli amici è questa qui, vedete? Non la trovate appena iniziate il gioco, perché no, c'è l'antiquario, scusate, questa qui sopra è la taverna degli amici. Questa è la taverna degli amici. Ecco, qui dentro sono tutti gli amici seduti nella taverna, qua offriamo il caffè, offriamo la Coca-Cola, qualunque cosa. Qui non abbiamo sponsor, però. Ok, per sbloccare la taverna degli amici, torniamo in questa città che è più piccolina. Qui, per esempio, nel frattempo, vedete, Tommy 920 ha accettato l'amicizia. Ecco qui. Congratulazioni, adesso sei amico di Tommy 920. Perché non visita la città del tuo amico per dargli una mano? Ok. È buona norma appena un amico accetta l'amicizia andarlo a motivare. Quindi dovete cercarlo fra gli amici. Eccolo qui, Tommy 920. Lo motiviamo e andiamo anche nella taverna. Allora, la taverna, per sbloccarla, se andiamo nelle tecnologie. Io sinceramente non mi ricordo dov'è la taverna, però chiudendo forse dovremmo trovarla da qualche parte qui. Eventi, taverna degli amici, eccola qui. Quindi si sblocca nell'età del bronzo, eccola qui. Si sblocca con il menu, con la tecnologia costruzione. Ok, torniamo alla città. Andiamo a vedere questa taverna allora. Questa taverna ha un tavolo. Un pavimento, una tovaglia. Noi avete le sedie in cui si mettono gli amici. Gli amici ci vengono, quando ci vengono a trovare cliccando su questo pulsante, posso farlo una volta ogni 24 ore, ci danno delle monete che noi troviamo qui, possiamo raccogliere, che in questo momento ho 11.200 monete. Ogni giocatore che viene mette 50 monete o più, vedete che però il primo 54, il secondo 56, 58, quindi a me conviene riempirla al massimo, perché così l'ultimo arriva a 68 monete. Se ho più sedie ancora, arrivo ancora a di più. Quindi conviene svuotarla solo quando sta al limite. Adesso è quasi piena, posso anche svuotarla con raccogli. Vedete, io ho raccolto le 420 monete che si sono sommate a quelle. E adesso possono venire nuovi amici. Il rischio di aspettare a raccogliere, la taverna si riempie e gli amici non possono più visitarmi. Quando andate a cliccare qui, vi dirà che vedete, taverna piena. Io qui non posso cliccare perché mancano ancora 32 minuti. Beh, non è detto, perché questo è il tempo dell'abbellimento. Però qui la taverna è piena e quindi non posso andare, non posso visitarla. Quindi cercate di svuotarla più spesso possibile, ma nemmeno di svuotarla quando avete uno o due amici, perché i primi amici vi danno meno monete degli ultimi. A che cosa servono poi queste monete della taverna? Intanto servono per migliorare la taverna stessa. Vedete, qui c'ho una serie di pulsanti per migliorare la taverna. Il primo pulsante è quello in cui stiamo, aggiorna. Se io aggiorno qui, vedete, con 3.500 monete posso aggiornare il tavolo, posso arrivare a un tavolo più grosso, aggiungere due sedie. Per ogni sedia che aggiungo, poi dovrò però abilitarla e serviranno ancora altre monete d'argento. In tutti i casi, oltre alle monete d'argento, posso usare diamanti. Non usateli, non conviene. I diamanti valgono troppo, usateli per altre cose. Aspettate di avere abbastanza monete d'argento e aggiornatele. Quindi aumentare le sedie fino a un massimo mi sembra di 16. E poi questi pulsanti, qui posso migliorare il vassoio. Adesso c'è il vassoio di legno, che è il più semplice.
Se vado sul vassoio successivo, vedete, questo vassoio garantisce il 2% in più di argento alla taverna ogni volta che raccogli il tuo tavolo, dal tuo tavolo, quindi avrò più argento. Se vado a quello ancora dopo, il 4% in più e così via. Quindi diciamo che aumentare, aggiornare il vassoio è un vantaggio mio, avrò più argento quando raccolgo. La tovaglia invece è un vantaggio di chi mi viene a visitare. Vedete, la tovaglia semplice, i giocatori hanno l'1% di possibilità di trovare un punto forte quando vengono alla mia taverna. E così via, fino alla taverna migliore, alla tovaglia migliore, quella rossa, dall'8% di possibilità di trovare un punto. Quindi è bene mettere subito la tovaglia rossa, in modo che gli amici sono invitati, sono motivati a venirci a trovare, noi prendiamo le monete. Vedete che io qui non ho aggiornato niente, ho aggiornato un pochino, ho aumentato il numero di sedie perché se no c'erano 3-4 sedie e non ci facevo niente. Però non ho aggiornato né il pavimento né il vassoio che servono a me. Ho aggiornato la tovaglia, sono arrivato quasi al livello massimo e sto aspettando di avere, adesso per sbloccarla ancora mi servono 16.000 monete d'argento. Sto a 11.000, quindi solo dopo che avrò messo la tovaglia rossa penserò al resto. Non tutti la pensano così, c'è chi si aggiorna il vassoio e il pavimento vedete che cosa mi dà. Questo pavimento mi dice il 20% di possibilità di ottenere 10 argento dalla taverna quando visiti la taverna di un amico. Quindi quando vai a visitare un amico, se hai questa tovaglia, puoi avere tu le monete oltre che l'amico. È chiaro, molte persone pensano a se stesse, mettono il vassoio, mettono il pavimento, non mettono la tovaglia, però rischiano che gli amici se ne vanno. Io ho visto delle persone in cui nel profilo c'è scritto amici solo con tovaglia rossa. Quindi insomma, o se al massimo fate una via di mezzo, mettete un po' l'uno e un po' l'altro, però pensate anche alla tovaglia. Ok, che cosa facciamo con queste monete? Abbiamo detto che ci aggiorniamo la taverna, sì, ma alla fine se aggiorno la taverna per avere altre monete, alla fine a che servono le monete? Qui è il negozio della taverna e qui possiamo vedere a che cosa servono. Qui vedete, io non ho ancora sbloccate tutte le cose che posso comprare. Queste nere sono da sbloccare. Per sbloccare devo arrivare qui a 10 sedie, qui a 11, qui a 15, qui a 16. Quindi andiamo su un mondo in più avanzato in modo che sono tutte sbloccate. Qui penso che siano tutte sbloccate, non lo so. No, anche questo è piccolo. Cambiamo di nuovo mondo. Andiamo su East, che questo è il mio mondo principale. Ok, andiamo nella taverna degli amici. Qui ho sbloccato tutto. Vedete quanto è grossa la taverna, sta al massimo del livello. Sono il numero massimo di serie possibili, se non sbaglio sono 16. La tovaglia rossa, il pavimento migliore e il vassoio d'oro, il vassoio migliore. E qui ho sbloccato tutte le possibilità. Allora vediamo, intanto qui ho i potenziamenti risorse. Vedete, qui con 200 monete mi posso attivare un potenziamento del 20% delle monete prodotte per 4 ore. O con 800 monete del 40 per 12 ore, con 2000 monete del 60 per 24 ore. Lo stesso per i materiali. Questi potenziamenti mettetele soprattutto se avete delle missioni, se avete delle esigenze particolari, se avete un'esigenza, una missione di raccogliere molti materiali, dovete sbrigarvi a fare la missione per fare un evento, potete mettere questo miglioramento. Il turno extra è importante per quando nelle spedizioni, nelle negoziazioni delle spedizioni. Nelle negoziazioni delle spedizioni voi avete 3 turni. Ogni turno dovete mettere i beni. Se non ce la fate in 3 turni, o abbandonate e perdete tutti i beni che avete speso, oppure dovete sbloccare un altro turno pagando 10 diamanti. In questo modo invece avete un turno extra, quindi con 1.500 monete per 15 minuti avete un turno extra, il quarto turno. Con 4.000 monete lo avete per un'ora. Quindi conviene che voi finché ce la fate con i militari a sbloccare i livelli, andare avanti nelle spedizioni. Quando non ce la fate più, sbloccate un turno extra e utilizzate le monete d'argento. Poi qui c'è un potenziamento della felicità. Qui c'è un potenziamento del rapporto di scambio. Normalmente quando torniamo un attimo sul mercato, quando andate sul mercato, prima avete tutte le offerte di vicini, amici, eccetera. Alla fine avete queste offerte dei mercanti. Queste sono offerte con il computer, offerte del gioco. Ok, sono offerte svantaggiose perché c'è un'offerta 1 a 10. Io devo dare per beni della stessa era, devo dare un bene, il contrario, devo dare 10 beni per ottenerne uno. Ok, questo rapporto di 1 a 10 può diventare
con la taverna di 1 a 5, 1 a 4, 1 a 3. È sempre svantaggioso, ma se proprio voi non ottenete nessun bene, potete, con 25.000 monete, che sono anche tante, potete sbloccarlo. Poi avete gli sblocchi dei potenziamenti militari, quindi potenziamento in attacco, potenziamento in difesa e lo scudo cittadino. Lo scudo cittadino costa tanto, non so, 72 ore, 24.000 monete. Però con 24.000 monete per 72 ore nessun vicino potrà attaccarvi. A volte che avete dei vicinati fastidiosi che vi attaccano e vi saccheggiano in continuazione, potete mettere questo potenziamento. Poi abbiamo la riduzione del tempo. Vi diminuisce il tempo della costruzione degli edifici o il tempo d'arruolamento dei militari. Sempre per 24 ore, per 48, per 72, di più, il potenziamento è maggiore o minore secondo quante monete spendete. Ok, mi sembra che sugli amici abbiamo detto tutto. Non so se mi sfugge qualcosa. Ah, un'altra cosa volevo dire, una cosa un po' fastidiosa. Allora, normalmente noi abbiamo una chat di Gilda, le chat di Gilda in cui facciamo mercato, in cui facciamo tutto quanto. Molte persone fanno le chat dei vicini. Una chat con tutti i vicini può essere comoda per scambiare, per offrire grandi edifici a tutti i vicini. Molti fanno anche le chat degli amici. Vediamo se ce n'ho qualcuna qui. Ecco, messaggio di gruppo. Questa è una chat che qualcuno ha creato dove ci stanno tutti gli amici. Vedete, se io vado su infogruppo, vedete, sono tutte persone di chat diverse. Però queste persone non sono miei amici, sono amici di chi ha fatto la chat. Quindi di tutte queste persone io non posso scambiare niente, non posso fare mercato, non posso fare mettere punti nei grandi edifici. Può farli soltanto quello che ha creato la chat. Quindi non create queste chat, tanto è vero, vedete, se ne vanno tutti. Non c'ha senso. E qui vedo delle offerte commerciali che non posso accettare, vedo dei grandi edifici che non posso, ai quali non posso mettere punti. Quindi se ogni amico facesse un'offerta, una chat per tutti gli amici, ognuno avrebbe 80 chat, una chat per ogni amico, e ognuno dovrebbe andare a cercare quell'amico specifico. Quindi evitate di creare chat di amici. Tra l'altro, se volete creare da computer è abbastanza complicato, dovete uno per uno inserire il nome dell'amico. Da smartphone è molto più semplice. Ok, gli amici abbiamo parlato e penso che per questo video finiamo qui. Buon game, alla prossima, iscrivetevi al canale se siete interessati.